Ragazzi, e benvenuti in questo nostro nuovo video su Miraculous Love. Allora, qui vedete un mucchio di roba. Allora, bene, questo video lo andiamo a intitolare Assaggini Miracolosi e ben altro. Allora, qui vedete un po' di residui di quello che ci rimane del Natale, della carta della Befana, dei dolci. Lo so, ci stiamo sempre più rompendo con questo tipo di cose, ma d'altra parte a noi ci manca il Natale e questo mi sa che proprio sia l'ultimo, uno degli ultimi video, se non proprio l'ultimo che faremo, che ci ricorderà leggermente il Natale. E la Befana. Allora, noi andremo adesso a riassaggiare tutti questi. I marshmallow, attenzione, non li abbiamo mai assaggiati, i marshmallow miracolosi. E quindi li andremo a fare in diretta con voi e poi andremo a gustarci ogni tipo di caramella perché ce n'è di quattro tipi, se non erro, alla ciliegia, alla fragola, all'arancia e al lampone, alla mora, sì, scusate. Poi i cioccolatini dove staremo attenti a levarli la carta delicatamente. E allora qui vedete i fazzolettini di Miraculous che sono praticamente incantevoli, almeno a parer mio. Anche a parer mio. Ve li faremo vedere anche all'interno e questi serviranno anche per pulirci in caso di incidenti. Quindi anche questo ha a che fare un po' con il video che andiamo a E fare. poi? E poi la nostra meravigliosa tazza comprata nuova di zecca. Nuova di zecca e è super bella, sempre ovviamente la di Bard, anche perché a Viola piace molto. E no, è una semplicissima tazza, non ve la faremo vedere per fare altro, cioè per non fare tanta confusione. Comunque è una tazza bellissima e anche questa un po' ha a che fare con degli assaggini miracolosi perché potete bere quello che vi pare con questa tazza. Quindi ora la andiamo a mettere da parte. E allora, bene, incominciamo. La prima a fare gli assaggini miracolosi sarà Viola. Ecco qua ragazzi le nostre caramelline miracolose! Che saranno le prime ad essere assaggiate. Ci siamo accorti, ragazzi, andandola ad Ecco. aprire, che vi abbiamo detto una bugia, perché c'è alla ciliegia, alla mora, all'arancia, ma attenzione, non c'è la fragola, ma bensì, ragazzi, C'è la la mela! mela. Cioè io mi chiedo. Cioè, è impossibile, io non ho mai trovato in un pacchetto di caramelle una caramella alla Caramella alla fragola mela. quando non c'è la mela, ma vabbè, va bene lo stesso. Allora, quindi Viola assaggerà tutte e quattro queste caramelle, o perlomeno gli darà un morsino se non se la sente assaggiarle tutte. Ok, allora partiamo. Parto da quella alla mela, mi sono, voglio partire da quella alla mela. Ti Aspetta, sei incuriosito? sì, ecco. Sentiamo. Questa è la forma. Aspettiamo i risultati. È ottima. Per Sì, è buona anche se non impazzisco tanto per queste caramelline. la mela. Ok, Sì, ecco. mettiamo la carta da parte. Ora, quale assaggerai tra queste tre? Mora. Ok. Questa rispetto a quella alla mela è molto più buona, ragazzi. Ok, la prossima. Questa qua alla ciliegia, anche se non impazzisco molto per quella ciliegia, comunque. Nemmeno io, sinceramente. L'ultima allora sarà la nostra amica all'arancia. Guardate qui che bottino. Questo sì che è un bottino, ragazzi. È buona anche questa, solo che non mi fa impazzire molto rispetto a questa alla mora. Tutte discrete. Ho dei gusti molto strani io. Comunque, sentiamo questa La ultima. prossima, ultima, qui vogliamo il verdetto finale. Pronta? Ok, hai una responsabilità addosso che nemmeno ti immagini. Allora, buona? Sì, questa è molto buona, ragazzi, questa è molto buona. Ok, allora, qual è quella che ti è piaciuta di più velocemente? Mora.
Mora, ok, Mora. va bene. I Mora prossimi che matita. assaggerai saranno i cioccolatini, cioè ne assaggerai uno. Bene. Uno. E come vedete però sono molto bellini. Ragazzi, io scelgo quello di Ladybug, questo qua. Dietro c'è Chat Noir. Chat Noir, Ok, vedi, stai attenta, vogliamo togliere la carta in modo perfetto. vedi. Ecco ragazzi il nostro cioccolatino e io lo andò a assaggiare. E queste sono Le le parti che gli cartine. sono torte, vedete, sono venute quasi perfette. Sono Bene. molto carine. E andiamo a assaggiare questo buon cioccolatino. Bene, va a sentire marshmallow. Sì, questo è stato molto buono. Ok, i marshmallow da aprire. Ecco ragazzi i nostri cioccolatini, I marshmallow. marshmallow, scusate, e andiamo a sentirne uno, lo prendo uno a caso. Facci vedere cosa uscite. Kiki! Kiki! Queste C'è stampe sono dietro molto carine. qualcosa? No. Ah, no. Vabbè, ma le Andiamo a stampe sentirlo. sono super carine. Ok, Andiamo a perfetto. sentirlo. Regia. Ragazzi, i marshmallow sono buoni. È inutile, non si può fare niente. Forse mi sa meno zuccherosi di quelli Haribo e quindi è meglio. Meglio. Ok, allora. Ora il verdetto finale. Il verdetto finale, Viola. Quale tra queste squisitezze ti piace di più? I marshmallow, Era ovvio. ci scommettevo. Ok, ora le andrò a assaggiare io. Ok ragazzi, ora le andrò a assaggiare io, l'ho già scartato per fare prima. Allora, Questa non è all'arancia, ragazzi, abbiamo qualche problemino. Non è è alla invisivo. pesca, è Quindi, alla pesca. Questa pesca, ciliegia, mora e mela. Ok, è la mela, questa è la ciliegia, questa è la mora e questa è l'arancia. Ora, alla io pesca. parto da quella al... sì, quella è la pesca. Io parto da questa, che è alla ciliegia. Bello. Direi... Non mi fa impazzire, sinceramente, ragazzi. Vabbè, Ma la ciliegia neanche a me mi garba molto. andiamo a assaggiare quella alla mora. È strano sto colore. Sembra tipo Coca-Cola. Io devo dire, non impazzisco particolarmente per queste caramelle, ma sono buone. Bene, perfetto. Bene, poi passiamo alla mela o Mela. pesca. No, pesca, guarda. La mela per ultimo. La pesca sì che è buona. Io... Queste gelatine sono tutte molto buone. Allora. Passiamo all'ultima, la mela. La viola non garba molto quella La alla mela. mela ha un gusto un po' particolare. Allora, Bene, passiamo. mi è piaciuta di più è stata quella alla pesca. Ok, quindi passiamo alle monetine di Ma cioccolato. certo. Eccoci tornati ragazzi con il mio cioccolatino. Qua gli ho staccato le due facce. Ovviamente ho scelto la prima faccia di Adrian. E poi Chat Noir e Ladybug. Ok, andiamo a mettere da parte le faccettine e assaggerò il cioccolatino. La viola è Carlo Bracco. Io sono critica nel mangiare. È buono, come ogni moneta di cioccolata del resto. È molto fine. È molto fine. Molto fine. Comunque sono buone. Ok. Intanto prima di andare a assaggiare i marshmallow vi ricordiamo che questi sono i nostri bellissimi fazzoletti, che a parer nostro sono fantastici. Vediamo, me li troviamo all'interno, varia a seconda del pacchetto. Non Profumano? sono profumati, ragazzi, non Ok. sono profumati. No, Peccato. hanno un odore strano, però peccato, vabbè. Sono comunque super miracolosi, si possono rigirare con faccette diverse. Però adesso mettiamo da parte i fazzoletti che sono bellissimi e che vi consigliamo di andare a comprare. E
Assaggiamo il marshmallow che non ho ancora assaggiato. Vediamo cosa pesco. Ce ne sono due uniti, ma ne voglio prendere uno. Ho pescato una ladybug che era unita ad un'altra e mi è venuto fuori Oh questo. mio Dio! Però vabbè, lo mangerò lo stesso. I nostri assaggini miracolosi! Non è che mi facciano impazzire molto i marshmallow, ma comunque sono molto buoni. Allora, Quindi ho cose da dire. se devo scegliere quelle che mi sono piaciute di più, sono indecisa. Perfetto, cioè tu Allora, c'è. sono indecisa tra il marshmallow e la cioccolata. Però il marshmallow li ritrovo qualcosa di più originale, quindi voto i marshmallow, sicché hanno vinto i marshmallow Marshmallow. questa gara. È anche per me. Allora ragazzi, questo video finisce qui. Allora vi ricordiamo, allora sono super bellissimi questi Ve li assaggini. facciamo vedere la nostra tazza. Facciamo vedere la nostra tazza da comprare assolutamente, come i fazzolettini del resto. E bella raga! Ciao!